sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo San Giacomo gli atleti napoletani che hanno preso parte alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. I nostri atleti, i nostri napoletani, i nostri della intera città metropolitana che oggi accogliamo qui nella sala giunta con un piacere immenso, perché finalmente ci confrontiamo con gli sportivi, quelli veri, quelli che tutti i giorni si allenano nonostante le nostre carenze ma ottengono dei grandi risultati. Devo ringraziare l'amministrazione di Napoli che ha capito che attraverso lo sport si può riportare di nuovo l'immagine positiva di Napoli nel mondo. Ricordiamo tutte le manifestazioni, America's Cup, Coppa Davis, eccetera, e la presenza di tutti questi napoletani dimostra come lo sport, malgrado tutte le problematiche logistiche, economiche, resta sempre una grande realtà, una vera eccellenza per la vita di Napoli. 24 gli atleti di Napoli e provincia che hanno partecipato ai giochi della 31esima Olimpiade con la medaglia d'oro di Assunta Legnante nel getto del peso e i bronzi di Vincenzo Boni nel dorso, di Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo nel canottaggio e di Alessandro Velotto nella pallanuoto. Le avremo sicuramente alle Universiadi, che sono probabilmente una delle grandi occasioni per sistemare e per mettere a posto gli impianti della città. Vediamo se riusciamo a perseguire questo obiettivo. Le premesse ci sono tutte, adesso tocca soltanto lavorare. La stragrande maggioranza di questi atleti olimpionici poi vanno a rinfoltire le fila della seconda fase della vita dello sport per tutti, dello sport amatoriale, comunque dello sport, che per noi non ha un'età. Noi lo slogan è 0-100 anni, ci auguriamo che questi grandi olimpionici, quando avranno terminato la loro carriera, trovino spazio nelle nostre fila e trovino sempre la voglia e l'entusiasmo di portare avanti la bandiera dello sport e della lealtà sportiva. Sono il nostro orgoglio della città di Napoli e della città metropolitana, perché hanno una grande forza di volontà e determinazione, che a Napoli, come sappiamo, è tutto più complicato e più difficile, ma anche tutto più bello. E noi, con tutte le difficoltà anche di questi giorni, continuiamo a puntare sullo sport. L'abbiamo fatto dal primo momento della nostra prima sindacatura, quando nessuno ci credeva e portammo la Coppa America a Napoli, abbiamo continuato in questa direzione e andremo talmente forti da mostrarci al meglio quando ci sarà la tappa più importante sportiva della città, che sono le Universiadi del 2019.